Salve amici, benvenuti sul mio canale YouTube. In questo video vi propongo il fallatio della dichiarazione resa dal collaboratore di giustizia Salvatore Cucuzza sulla morte di Giuseppe Greco, detto Scappuzzedda. Salvatore Cucuzza racconta quello che gli è stato detto da altri mafiosi sulla fine di Giuseppe Greco, detto Scappuzzedda. Giuseppe Greco nacque nel 1952 a Ciaculli, una frazione borgata di Palermo. A scuola si racconta che eccelleva in latino e in greco. Era un parente di Salvatore Cicchiteddu Greco. Anche suo padre Nicola fu un mafioso della cosca di Ciaculli, che veniva soprannominato Scappa. Di conseguenza Giuseppe prese il soprannome di Scappuzzedda e, ancora giovanissimo, venne affiliato anche lui alla famiglia di Ciaculli. In pochi anni Greco divenne uno dei killer più spietati di tutto il mandamento di Ciaculli Croceverde, Giardina Brancaccio, che era guidato dal boss Michele Greco. Per queste ragioni nel 1977 lo stesso Michele Greco lo scelse per far parte del comando di killer che compì l'uccisione del tenente colonnello Giuseppe Russo. Nel 1978 Giuseppe Greco venne nominato anche capomandamento di Ciaculli su proposta di Totò Riina, a cui era strettamente legato. Greco faceva parte di una squadra della morte che operò durante la seconda guerra di mafia. La squadra della morte era composta così: Antonino Madonnina, Calogero Canci, Filippo Marchese, Antonino Marchese, Pino Marchese, Gaetano Carollo, Giuseppe Lucchese, Giuseppe Giacomo Gambino e Mario Prestifilippo, che era anche suo nipote. A Greco sono attribuiti 58 omicidi, tra i quali quelli del magistrato Rocco Chinnici, del generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, dell'onorevole Pio La Torre, del vicebrigadiere Antonino Buraffato, l'agente di polizia Calogero Zucchetto, oltre quelli dei boss mafiosi Stefano Bontate, Salvatore Inzirillo, Alfio Ferilto e Rosario Riccobono. Nel settembre del 1985 Totò Riina fece inghiottire Greco dalla Lupara Bianca, sia per ridurre la forza della cosca di Ciaculli, sia perché ormai Greco era ritenuto troppo ambizioso. Infatti gli altri killer lo vedevano come un potenziale futuro capo. Allora, mi raccomando amici, se vi piacciono i miei video, iscrivetevi al mio canale così da entrare a far parte della mia community. Lasciatemi un commento sotto ai video e mettetegli like. E allora, omicidio di Greco Giuseppe Scarpa, che cosa le risulta, signor Cucuzza? Ma so che è stato soppresso da Puccio e da Lucchese, ma non so niente perché io ero arrestato in quel periodo. So che è stato strangolato. Ma lei quindi apprende notizie che questo omicidio avviene all'epoca della sua detenzione, successivamente quindi al 1983. Quando avviene questo omicidio? Ma 85-86, questo poi ci fu dato a noi notizia da Calò successivamente alla morte, perché in un primo tempo era rimasta celata questa cosa, quindi non c'era. A lei chi glielo riferì dell'avvenuta soppressione di Greco Giuseppe Scarpa? Calò. In carcere, quindi? Sì. Chi è che lo ha ammazzato, per quanto riferitole dal Calò? No, Calò non mi disse chi l'ha ammazzato. Cosa le disse Calò? Io poi successivamente... Che non ci avevano detto niente durante quel periodo, perché la cosa doveva rimanere chiusa, ma dato che la cosa cominciò ad essere nota, allora Calò ci disse che aveva il dovere di informarci, anche perché sapeva che
che con me c'era un'amicizia e quindi mi disse è andato fuori di testa e quindi l'abbiamo soppresso. Poi chi le disse invece in ordine agli esecutori materiali? Poi ne parlai con Puccio, con Lucchese stesso, insomma, poi riuscii a sapere più o meno come sono svolti i fatti, diciamo, non nel dettaglio, perché io non mi interessavo di sapere com'era la situazione. Cosa venne a sapere da Che era Puccio? stato ucciso da Puccio e da Lucchese Dove? quando ha tirato. Dove è stato ucciso? Dove? È stato ucciso verso la dove c'è l'Arco Azzurro, non so se lei lo sa, questo posto. C'erano dei villini di un certo Logalbo verso quel punto là. Senta, ma lei prima della sua carcerazione aveva avuto dei dissidi con Greco Giuseppe Scarpa? Dei dissidi? Sì. Sì, qualche volta. Sì, questo le sto chiedendo. Se lei aveva avuto dei contrasti con Greco Giuseppe Scarpa, con il quale per anni era stato invece in ottimi rapporti, avevate fatto parte della stessa squadra. Sì, negli ultimi tempi lui era diventato molto aggressivo, cioè non risparmiava nessuno e quindi qualche volta si mise in contrapposizione con me. Ma non c'era, cioè, ci siamo lasciati così, senza, non c'era una dichiarazione di guerra, semplicemente io non condividevo alcuni suoi metodi. Lei ricorda E poi qualche episodio del greco Giuseppe Scarpa che l'aveva particolarmente sconcertato, cioè che lei non aveva condiviso? sì, ce ne sono. Beh, per esempio, volevo uccidere a tutti i costi De Santis, una persona che aveva un negozio in via Montepellegrino. Gaetano De Santis, e io gli chiesi del tempo di lasciarlo perdere perché insomma era in società con Lucchese Giuseppe e lui si arrabbiò perché non voleva che si pensasse che lui non era efficiente perché gli avevano chiesto di ammazzarlo e lui lo doveva ammazzare a tutti i costi. In questo momento, in questo caso abbiamo avuto un po' un litigio molto forte. Poi altri casi dove c'erano delle persone da uccidere in bagheria, non bagheria, più avanti di bagheria, Marchese si fece delle croci e fece capire che erano persone del luogo e ha fatto uccidere un sacco di persone. Io gli dissi che non ci credevo e nonostante Greco non credesse a queste cose, avallò di ucciderle pure lui. Di una lite con un camionista di questo Giuseppe Greco Scarpa. Ah, sì, c'era un camion, un autotrenista, comunque per la precisione un articolato, non era un autotreno, e gli tagliò la strada che porta a Sciaculli e solo perché quello gli aveva detto una parolaccia, lui scese dalla macchina e lo uccise e questo io non me lo sono sentita più di starci vicino. Quindi in sostanza ammazzò questo camionista per una questione di precedenza? Ma Sì. No, lo ammazzò sul posto o se lo andò a cercare poi a casa? no, no, gli salì sul camion della cabina e gli sparò 5-6 colpi di revolvere e lo lasciò penzolare dalla cabina. Una cosa che mi ha, nonostante Senta, dell'omicidio di Prestifilippo Mario, lei che cosa?